Io penso che in generale male non fare, paura non avere. Quindi la videosorveglianza, la tecnologia è uno strumento in più per tutti, per tutte le forze dell'ordine. Se uno ha la coscienza sporca, evidentemente ha paura delle telecamere. E per il futuro, come ho già accennato prima, l'assunzione di altri agenti di polizia locale, il concorso che verrà fatto tra poco tempo, e quindi insomma, è maggiore sempre attenzione a questi fenomeni di spaccio e alcol a minori con controlli interforze sempre più intensificati in città e nelle periferie. Su Sarzana invece che cosa ci Allora, dobbiamo su aspettare? Sarzana abbiamo impegnato i soldi per acquistare il nuovo server di videosorveglianza. Entro il prossimo anno metteremo il sistema di lettura targhe, così le forze dell'ordine avranno un quadro sempre più completo. Poi abbiamo da implementare la pianta organica della Polizia Locale. Diciamo che le telecamere ad oggi installate sono quelle rese disponibili dall'amministrazione Cavarra. Sarzana non è che è 70 anni che vive come dire, con la gente che si fa i duelli, eccetera. È venuto fuori un problema sicurezza negli ultimi Negli tempi. ultimi 10 anni. Ecco, forse anche meno. Lombardi, cosa. Educazione, cultura, prevenzione, diritti. Questo bisogna investire. Io credo che, e mi auguro, noi faremo quello, pungoleremo l'amministrazione, pur rispettandola, perché io non voglio censurare, voglio rispettare, però voglio che contaminare con la forza delle idee nelle scuole, politiche di prevenzione, politiche volte alla legalità, politiche che vogliano educare i futuri cittadini di domani, perché questa è la battaglia da combattere, una battaglia essenzialmente culturale.